Domenica scorsa Innocenzo Leontini, presso Villa Principe di Belmonte, ha incontrato amici e sostenitori per parlare della sua esperienza da eurodeputato a Bruxelles. Innocenzo ci ha invitati come organo di informazione ispicese e c'eravamo anche noi all'incontro. E allora, Innocenzo, la prima domanda non può che essere questa: cos'è successo in questo primo mese a Bruxelles? Qual è stato il tuo primo impatto con il Parlamento europeo? Posso dire che l'esordio è stato particolarmente intenso, sia dal punto di vista della importanza dei dibattiti cui ho partecipato, sia dal punto di vista anche delle attività da me personalmente promosse e svolte. I dibattiti sono stati al massimo livello. Il primo giorno c'è stato un dibattito sulla situazione greca con Tsipras, un altro giorno un dibattito con Juncker, l'ultimo suo discorso sullo Stato dell'Unione, poi con Draghi in commissione, poi con il primo ministro libanese, poi con Orban, il primo ministro ungherese, che è stato posto sotto stato d'accusa, diciamo, dal Parlamento europeo, che gli ha inflitto delle sanzioni perché nel suo paese sta mortificando le libertà democratiche e i diritti civili. Poi c'è stato un importante dibattito sulla politica internazionale dell'Unione Europea. Possiamo dire che la prima settimana è stata una settimana di dibattiti importanti sulla politica internazionale. Poi sono iniziate le mie attività, nel senso che mi sono subito dato da fare per intervenire sia in commissione che in aula. Ho svolto due interventi che considero molto importanti, sia sull'emergenza umanitaria nel Mediterraneo, cioè sugli immigrati, sull'immigrazione, e sia sulla confisca dei beni ai mafiosi. Anzi, sono stato in questo senso il relatore, non è accaduto quasi mai che un deputato a seconda settimana facesse il relatore di una norma, di una legge. Anzi, mi dicono i colleghi, sia italiani che stranieri, che non è mai accaduta una cosa del genere. E quindi sono particolarmente contento e orgoglioso di questo. Relatore di questa norma che rende possibile l'omogeneizzazione dei provvedimenti in tutti gli Stati membri, provvedimenti di confisca e di congelamento, per cui un provvedimento emesso in Italia 48 ore dopo deve essere applicato anche in Germania, in Francia, in Olanda, se il delinquente, il terrorista o il mafioso si trovano in quei paesi, in modo tale da poter immediatamente bloccare i loro beni, cioè i proventi da reato. Fino ad oggi non è così, non era stato così, perché un provvedimento emesso in Italia poteva non essere applicato in Olanda o comunque applicato dopo tanto tempo e il mafioso aveva tutta la possibilità di trasferire altrove i suoi capitali e quindi di svignarsi. Ecco, è stato secondo me un provvedimento molto importante e sono particolarmente orgoglioso di averlo affrontato e di esserne stato il relatore. Dopodiché ho fatto delle attività sul nostro territorio, sull'aeroporto di Comiso, sto cercando di rimettere in piedi un asse di finanziamento che era stato rinvenuto nel 2006 e che poi fu accantonato perché chi si era impegnato allora si accorse che l'asse non riguardava Comiso, non riguardava Catania, ma riguardava Comiso, e siccome era catanese, la persona che se n'era occupata mollò, e non sappiamo se il finanziamento si è perduto definitivamente, è possibile riattivarlo, è possibile recuperarlo e utilizzarlo. Io sto lavorando in questo senso. Possiamo dire che con Innocenzo Leontini, eurodeputato, la provincia di Ragusa è più vicina all'Europa. Lo possiamo ben dire. Perché attraverso la mia attività dovrà essere più vicina. Il mio fine, il mio impegno, il mio obiettivo è proprio quello di avvicinare la provincia di Ragusa all'Europa attraverso la mediazione della mia esperienza e del mio impegno. E infatti ho iniziato subito sia su Comiso che sulle strutture anche portuali, sto vedendo di verificare quali possibilità ci sono. Non parliamo poi di agricoltura perché è gioco forza, anche se per quanto riguarda l'agricoltura è in corso di definizione la nuova PAC, cioè la nuova politica agricola comunitaria, e da questo disegno complessivo poi deriveranno i bandi e le possibilità di finanziamento. Quindi non ci sono possibilità immediate da poter utilizzare a prescindere da questo nuovo importante piano di finanziamento che riguarderà il 2020-2027.
visti gli ultimi avvenimenti di questi giorni, ti chiedo, Innocenzo, se secondo te questa Europa è da riformare o da rifondare? Sicuramente è un'Europa da riformare sostanzialmente, perché dovrà essere un'Europa meno burocratica, perché ho conosciuto, sto conoscendo tassi di burocraticità che sono veramente pesanti. Noi siamo abituati al nostro paese, ma lì ho trovato una burocrazia ancora più pesante. Quindi immaginiamo, sommando le due burocrazie, cosa succede per il povero imprenditore italiano o per i comuni, gli enti locali italiani che dovranno superare la cortina di queste due burocrazie, quella nazionale, poi si aggiunge anche quella regionale, quella nazionale e quella europea. Primo. Secondo. È un'Europa in questo momento della moneta unica, ma non è un'Europa delle società, è un'Europa dei diritti, è un'Europa dei popoli. Un'Europa sovranista. L'Europa sovranista è già una contraddizione, perché ci sono i sovranisti che la contestano e la vorrebbero, diciamo così, scalzare, scardinare sin dalle sue radici. Questo io non lo condivido. Condivido invece un progetto di riforma dell'Europa affinché possa essere più un'Europa di popoli e meno un'Europa dei poteri forti e della moneta unica. Ringrazio Innocenzo Leontini, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.